ragazze, ciao a tutti. Allora, in una foto di miei acquisti fatti di recente c'era anche questo set che oggi vi presento, ed è un set per fare e creare dei pompon. Ho avuto l'opportunità di utilizzarlo per fare i miei cappellini e ne sono rimasta entusiasta, e quindi ve lo voglio presentare perché mi piace davvero molto e tantissimo. Allora, sono, vediamo se li contiamo insieme, 1, 2, 3, 4, mi sono persa? 1, 2, 3, 4. Sono quattro misure, ecco, c'è scritto qui, sono quattro misure per realizzare dei pompon. Ed ecco qui, queste sono le misure che sono presenti in questa scatola. Se riesco, questo l'ho trovato in merceria, se riesco comunque a trovarvi il link dove lo potete trovare online, vi lascio il link nel box informazioni. Allora, che cosa sono tutte queste cose? Tutte queste cosine servono appunto per realizzare i pompon. All'interno trovate anche delle istruzioni, che sono in tutte le lingue del mondo e fortunatamente anche in italiano. Se avete dei problemi potete tranquillamente vedere le istruzioni, io le ho viste perché non sapevo come funzionasse. Vedete, ci sono tutti questi attrezzini che vanno a comporre poi l'aggeggio per i pompon, e io non aspetterei altro, vi farei vedere come funzionano. Allora, questo è il più grande, lo mettiamo da parte, quello più piccolo anche, useremo quello intermedio che poi è quello che uso per i cappellini. Questo è del filato che mi è rimasto dalle scarpette da notte e quindi lo utilizziamo per realizzare i nostri pompon. Allora, come vedete, queste parti sono diverse e sono alcune con questa parte qui, dove c'è praticamente questo spazietto per poter inserire appunto questa parte, quindi diciamo un maschio e una femmina, come si dice in gergo, insomma, proprio fai da te. E quindi questo, per dire, andrebbe inserito in questo modo qui, vedete? Però per iniziare e per realizzare il pompon noi lo dovremo realizzare in due mezze sfere. Quindi da prima lo andremo a realizzare su una mezza sfera e l'altro lo andremo a realizzare sull'altra mezza sfera, che è questa. Dopodiché metteremo tutte e due le cose insieme a formare il nostro cerchietto. Se voi sapete da piccoli come si realizzano i pompon, sapete benissimo che praticamente si utilizzavano due cerchietti con un foro al centro e poi si passava il filo attraverso questo foro. Vi faccio vedere l'esempio con quello là ancora più piccolo. Se voi tagliate due cerchietti su un cartoncino, poi li fate un foro in mezzo, poi dovete attorcigliare attorno a tutta questa parte rotonda. Va bene? L'idea è uguale, solo che viene facilitata dal fatto che queste due parti sono praticamente divise. E quindi noi prima andremo a lavorare su una mezzaluna e poi su un'altra mezzaluna. Allora vi faccio vedere, prendo il mio filo e una volta che ho messo i miei aggeggini in questo modo, significa che devono stare uno al contrario dell'altro. Quindi non come li trovate nella confezione, che per risparmiare spazio li hanno messi così, assolutamente no. Dovete far capitare le estremità al contrario. In questo modo si andrà a creare qui, vedete, dello spazietto, perché ci sono dei piccoli, delle piccole protuberanze, e si andrà a creare uno spazietto che poi vi farò vedere che cosa serve dopo. Quindi una volta che abbiamo messo la prima mezzaluna in questo modo, dobbiamo andare ad attorcigliare il nostro filato. Quindi mi prendo un punto centrale, eccomi qua, mi prendo un punto centrale come inizio e comincio ad attorcigliare. Vedete, sono andata a ricoprire tutta la mezzaluna finché non ho raggiunto la mia copertura desiderata. In genere si dovrebbe coprire proprio tutto questo cerchio all'interno, no? Quindi ho cercato di coprirlo abbastanza. Se voi vedete quest'altra parte che non è stata ricoperta, ecco, vedete, potete rendervi conto dell'idea di come sono andata a coprire tutta questa parte. Adesso devo fare la stessa cosa con questo qui, quindi le metto uno al contrario dell'altro in questo modo, in modo che uno vada, diciamo, a nord e l'altro a sud, c'è lo spazietto in mezzo e inizio ad attorcigliare anche su questa parte qui. Ho riempito anche questo qui e vado a tagliare, senza essere precisi perché poi sistemeremo tutto dopo. A questo punto dobbiamo mettere queste due parti insieme, e come? Facendo attenzione a unire praticamente le parti in una maniera proprio tranquilla, nel senso che dove c'è lo spazietto vado a mettere
la mia parte piena, dove c'è invece la parte piena vado a mettere il mio spazietto. Quindi si creerà praticamente questa struttura qui, vedete, sia da una parte che dall'altra. Quindi abbiamo chiuso il nostro cerchio e questo è il risultato. A questo punto che cosa dobbiamo fare? Dobbiamo tagliare in questa direzione. Per aiutarci ci fermiamo laddove si incrociano le due parti, inseriamo le nostre forbicine e adesso ci servirà quella parte, vi ricordate, che era un pochino sopraelevata grazie alle protuberanze, e inseriremo praticamente le nostre forbicine qua dentro in questa spazietto, e ci sarà più facile andare a tagliare tutta quanta la parte che abbiamo attorcigliato. Finita la mezza, andiamo sull'altra mezza. È semplicissimo, veramente molto molto semplice. Finita anche questa, dobbiamo inserire all'interno un filo per poter chiudere. Quindi ho messo da parte un po' di filo, lo vado a mettere all'interno, eccomi qua, lo giro tutto, vado a metterlo all'interno, vado a fare un nodino. Fatto il nodino, ne vado a fare un altro. Eccomi qui. A questo punto il pompon è fatto, potete decidere se sganciare una per una queste parti in questo modo, quindi prima una poi l'altra, oppure se toglierla direttamente. A questo punto quello che ci rimane da fare è praticamente sistemare il nostro pompon, perché come sapete va un pochino sistemato, quindi mi munisco di forbici. Laddove vedo che ci sono delle parti che insomma vanno un po' per i fatti loro, vado a tagliare un pochino. Ecco qui il pompon, dopo averlo tagliato un pochino è finito. Utilizzeremo queste due per poterlo attaccare dove vogliamo, oppure altrimenti lo possiamo tagliare, tagliamo anche queste due parti e il pompon è finito. Devo dire che questo aggeggio mi piace molto, il risultato mi piace molto come viene, anche perché è semplificato dal fatto che lavorare su una mezza sfera è diverso che lavorare sul cerchio chiuso. Se doveste lavorare sul cerchio chiuso dovreste andare a prendere il filo. Innanzitutto non lo potete tenere legato alla matassa perché dovrebbe passare da dentro al foro, quindi dovete tagliare un filo lungo fin quanto volete il vostro pompon e quindi iniziare poi ad attorcigliare. Prendere il filo da dentro, girare, prendere l'altro filo, vi faccio vedere, da dentro e poi girare, prendere ancora l'altro filo. Insomma, questo era quello che facevo quando ero bambina e comunque quando volete fare il pompon senza questo aggeggino. Capite che questa procedura è molto molto più lunga, considerate che qua il filo l'ho fatto corto, però considerate che questo filo dovete fare lunghissimo. E invece è molto più semplice lavorare su una mezza sfera, potete legare tranquillamente il filo alla matassa e proseguire a attorcigliare, è molto 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 più semplice. Unico neo di questi aggeggini malefici è che nel momento in cui andate a tagliare si rovina un pochino la plastica. Quando andate, vedete, questa è stata tutta rovinata dal fatto che comunque ho introdotto le forbicine. Quando si crea questo spazietto avete capito che poi serve per inserire le forbicine e per poter tagliare. Uso queste forbici perché sono abbastanza buone per poter tagliare tanti fili come quelli, perché con le forbicine non ci sono riuscita, erano molto molto piccole e quindi una volta che le inserisco qua dentro fanno un po' fatica e mi rigano la plastica. Però insomma, se non guardate a questo non si rompe, il fatto di averle un pochino rovinate, vabbè, pazienza, quanti mai di pompon dobbiamo fare. Secondo me è un valido aggeggio malefico, quindi ve lo consiglio. Come vi ho detto, se lo trovo vi metto il link nel box informazioni. Potete usare anche dei colori differenti, potete fare di varie dimensioni, di varie misure. A me piace tantissimo e mi è piaciuto veramente molto 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 molto, e quindi ve lo consiglio, acquistatelo e ditemi che cosa ne pensate. Vi mando un bacio e ci vediamo alla prossima. Ciao a tutti, ciao ciao.